29 luglio 1983. Sono da poco passate le 8 del mattino quando il giudice Rocco Chinnici esce di casa per salire sulla Fiat 127 blindata che lo aspettava davanti al portone con gli uomini della scorta. Sull'uscio c'è il portiere dello stabile. Il tempo di un saluto. Poi l'esplosione. L'auto era imbottita con 75 kg di tritolo. La mafia uccide il giudice senza paura. Rocco Chinnici stava indagando sui mandanti e gli esecutori dei delitti di Piersanti Mattarella, Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, per i quali pensava ci fosse un'unica regia. Troppo scomodo il lavoro che stava portando avanti. Cosa Nostra emette la sentenza e lo uccide, nell'ennesimo attentato, sotto casa. Chinnici ripeteva di non avere paura della morte e di sapere benissimo che i mafiosi potevano colpirlo in qualsiasi momento. E così è stato. Alle 8:05 di una caldissima mattina d'estate a Palermo. L'autobomba carica di 75 kg di tritolo parcheggiata davanti alla sua abitazione esplode al suo passaggio. In quello scenario di guerra muoiono, oltre al giudice, il portiere del palazzo, Stefano Lisacchi e i due uomini della scorta, Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta. A Rocco Chinnici si deve la nascita del pool antimafia. Fu lui a intuirne la necessità, consapevole che un'azione corale della magistratura potesse meglio favorire lo sviluppo delle indagini e della lotta alla mafia. Accanto a sé chiamò anche Falcone e Borsellino. Insieme gettarono le basi per le prime indagini che portarono ai processi degli anni 80 e, più avanti, al famoso maxi processo. Il processo per l'uccisione di Rocco Chinnici si è concluso con 12 condanne all'ergastolo e 4 condanne a 18 anni di reclusione, individuando quali mandanti i fratelli Salvo. 40 anni dopo, la sua eredità è un faro nella lotta contro la mafia.